Il presidente del quartiere San Vito colpisce ancora troppe donne in giunta e scoppia il caso. Usava il tratto ancora in costruzione della pedemontana per raggiungere il luogo di lavoro, ma era un ladro. La 22esima festa della ceramica di Nove inaugurata in grande stile, assieme ai portoni aperti. A Valle Santa Felicita, escursionista cade in un dirupo per recuperare il cane, salvati entrambi dai vigili del fuoco. L'avventura della Miss di Villanova di Campo San Piero, presa di mira per razzismo, ma arrivata terza. Buonasera e ben trovati a questa edizione di TG Bassano. Noi parliamo ancora una volta del presidente del quartiere San Vito che sembra che si sia acquietato per un po', poi parte con una dichiarazione. Questa volta è riuscito a dire a un giornalista, che lo ha riportato naturalmente a lettere cubitali, che le donne in giunta a Bassano sono troppe, ma siccome non siamo più nel XIX secolo, ma nel XXI secolo, è scoppiato un putiferio. Quando un giorno Ezio Calmonte, l'intrepido presidente del quartiere San Vito, misto tra Ettore Fieramosca e Lancillotto, deciderà di offrire alla città di Bassano un monumento in bronzo a se stesso, sicuramente lancerà un concorso di idee per cosa scrivere sulla sua lapide. Non abbiamo dubbi che vincerà qualcuna delle sue sobrie frasi. Una opportunamente pronunciata con tono conciliante il 25 aprile paragonava i partigiani, ovviamente per lui comunisti, ai terroristi islamici, che è esattamente quello che ci vuole in una città medaglia d'oro al valor militare per i 171 impiccati e 682 fucilati appartenuti alla resistenza. Il giorno dopo immediatamente partirono il distinguo, tutta colpa dei giornalisti che avevano interpretato male, scritto male, inventato, e nel caso della TV tutta colpa dei giornalisti che gli avevano manipolato l'intervista. Ora Calmonte ci ricasca ed eccolo nelle locandine dei giornali attaccare la giunta colpevole di avere troppe donne assessore e quelle troppe donne oltretutto colpevoli di lavorare poco. L'assessore Tamara Bizzotto, da noi raggiunta al telefono, ci fa sapere di non avere voglia di rispondere a sciocchezze del genere e che è il caso di non dare mai troppo spazio alle sparate del presidente del quartiere San Vito. Ovviamente lui, fedele al metodo Calmonte, fa marcia indietro. Chi ha scritto l'articolo dice si è inventato tutto e sui social lancia l'accusa delle accuse, che per lui è il binomio giornalista-comunista, un automatismo che gli scatta tutte le volte che le sue frasi vengono riportate. Tant'è del caso 25 aprile, per andare sul prudente, gli chiedemmo due volte se aveva paragonato i partigiani ai terroristi islamici e tanto vale far risentire domanda e risposta. Lei lo riutilizzerebbe questo paragone che ha utilizzato, partigiani ISIS, perché l'ha utilizzato, sì. Oppure ci ripenserebbe un attimo? Ma guardi, a ripensarci bene lo ripeterei. Solo aspetti folcloristici da ignorare, la consigliera comunale del PD Chiara Campana non è di questo avviso. È un provocatore, siamo abituati a queste uscite, però è il momento davvero di dire basta ed è il momento che anche l'amministrazione Pavan si discosti da queste dichiarazioni che ricordiamo Ezio Calmonte è stato uno dei principali sostenitori durante la campagna elettorale e queste dichiarazioni maschiliste devono smettere di esistere. Lui intanto non molla. Il precedente sindaco Poletto lo avrebbe mandato via volentieri, ma regolamento alla mano non avrebbe potuto farlo se Calmonte non fosse stato sfiduciato dai quartieri che, come sempre, lo perdonarono. Ora il sindaco Pavan, che forse Calmonte non si è reso conto trattarsi di una donna, si trova di nuovo ad avere a che fare con le calmontate, come qualcuno ormai a Bassano chiama le sparate del rodomonte della politica bassanese. A proposito, un suggerimento per la lapide del suo monumento. Ezio Calmonte, campione del mondo di lancio del sasso e rapido occultamento della mano. Anche una dichiarazione della senatrice del PD Daniela Sbrollini, che parla di dichiarazioni del tutto superficiali e ridicole da parte di Calmonte. Liquamin, Brenta, sversamenti, insomma il sistema idrografico è sempre molto delicato e ogni volta c'è da controllare quello che accade. Sembra quasi una spugna che ballonzola portata dalla corrente del Brenta. Eppure non è una spugna e neanche un grosso sacco rigonfio. È una strana schiuma che si incunea nella risacca sulle anse del fiume a una manciata di metri dal ponte degli Alpini. Nei pressi delle opere idrauliche vicino a Villa Hemingway, un nostro telespettatore ha notato strani agglomerati di una schiuma molto densa, il cui colore varia dal bianco al giallo paglierino.
Sulle prime si potrebbe scambiare con la spuma originata dalla violenza dell'acqua che si immette nel corso del Brenta, dalle prese laterali, ma non è così. L'avvistamento è avvenuto poche ore dopo il fortunale che si è abbattuto sulla pedemontana e ora c'è chi teme che la schiuma sia stata causata da uno sversamento di sostanze nel Brenta oppure da una qualche fonte di inquinamento smossa proprio dalle forti piogge dei giorni scorsi. Il fenomeno, forse naturale, pare essere già sparito, soffiato via dalla corrente o afflosciato dal sole che è tornato a splendere oggi, ma i nostri telespettatori continuano a pattugliare le sponde del fiume per capire se si sia trattato solamente di un evento casuale oppure se stia succedendo qualcosa sul Brenta. Come sempre grazie per le vostre segnalazioni, potete sempre farcele a questo numero per il WhatsApp, ci mandate immagini oppure fotografie, video 340-3218-379 o a redazione@reteveneta.it e poi quando possiamo noi ci impegniamo sempre a darvi risposta, le vedete sempre nel nostro telegiornale. È stato di fatto il primo cliente della pedemontana non ancora aperta. La percorre già di notte per andare al lavoro, so che il suo lavoro, secondo i carabinieri, non era esattamente onesto. Per lui, Paolo Fabrello, cinquantenne, nato a Tiene ma residente a Carré, la superstrada pedemontana è già operativa e come. Anzi, di fatto Fabrello ha personalmente inaugurato l'opera e, a suo modo, ne è stato il primo cliente. Solo che i carabinieri impietosi lo hanno arrestato. Certo, su Google, in futuro, quando si taglierà il nastro della grande opera, lui non sarà ricordato negli annali. Ma per trovare le sue tracce bisognerà spulciare tra le indagini della Compagnia dell'Arma di Bassano. Perché lui la pedemontana la percorreva a piedi, di notte, anche per 8 km in mezzo ai cantieri, per andare a lavorare. Solo che per alcuni casi all'attenzione degli investigatori il lavoro non era propriamente onesto, ma era quello di andare a rubare il fondo cassa di negozi e attività del bassanese. C'è voluto un'indagine complessa e molta attenzione infatti perché i carabinieri venissero a capo di una serie di furti che avevano colpito ad esempio il nuotocentro di Rosà, un bar attiguo o la pizzeria Canova. Obiettivo il fondo cassa appunto delle attività, monetine, ma se sommate facevano comunque un bel guadagno. Fabrello lasciava la moto nascostissima in riva al Brenta, tra l'altro con targa artefatta, e si muoveva lungo i cantieri della pedemontana a piedi di notte per non farsi notare. Per di più indossava anche 4 vestiti alla volta per apparire molto più grasso qualora i carabinieri, come poi è avvenuto, avessero pensato a lui vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. In totale ora l'arma sta cercando di capire se per un'altra dozzina di furti nella zona ci sia la sua mano. La pedemontana, ora priva del suo primo cliente, dovrà aspettare la prossima inaugurazione per via ordinaria. Sul cane, sul grappa, un cane finisce nei guai, un padrone cerca di salvarlo, ma anche lui arriva in una situazione piuttosto problematica finché non ci pensano i vigili del fuoco a salvarlo. La chiamata di una donna ha allertato i vigili del fuoco di Bassano attorno alle 11.30, nessun incendio da spegnere stavolta, ma un salvataggio di quelli che richiedono una preparazione fisica particolare. Tutto è iniziato con una passeggiata di un uomo, un signore di Urbano, Padova, di 62 anni, che con il proprio amato cagnolino Milo si è recato in Valle Santa Felicita, nel comune di Borso del Grappa, lungo il sentiero 100 che porta a Campo Croce, quando Milo, nella strada del ritorno, è caduto lungo un dirupo verticale, 15 metri sotto il sentiero principale, a causa della rottura del collare. La prima cosa che il padrone ha pensato istintivamente è stata quella di raggiungere l'amato cagnolino, riuscendoci sì, ma rimanendo anch'egli bloccato, incapace di risalire e tornare sul sentiero. Ed ecco intervenire i vigili del fuoco della caserma di Bassano, che hanno raggiunto il luogo percorrendo parte della strada bianca in fuoristrada e poi a piedi trasportando tutta l'attrezzatura. Un operatore SAF, speleo alpino fluviale, si è calato nel burrone, ha messo all'interno di una sacca a spalle Milo e solo dopo, come il 62enne ha voluto, è stato recuperato l'uomo. La festa della ceramica a 9 con un'inaugurazione in grande stile. Apertura ufficiale in grande stile, quella di ieri sera in Piazza De Fabris a 9 per la 22esima edizione della tradizionale festa della ceramica e portoni aperti. Molti ospiti e tanta gente che ha aderito alla presentazione sul palco allestito in piazza, alla quale ha preso da subito parola la neoeletta sindaco Raffaella Campagnolo, che sta dimostrando particolare attenzione e sensibilità verso il settore artigianale della ceramica. Molti ospiti importanti, molti ospiti graditi.
siamo felici che ci sia una dimensione di rete nel territorio, dalla regione alla provincia, alle categorie produttive, ai sindaci, che vogliono dire che ci si tiene a questo mondo, all'arte, al lavoro. Ma c'è ancora molto da fare per rilanciare un settore che ha subito in maniera particolare l'area di crisi economica. Per Nove si deve continuare a lavorare per crescere, per mettere in sinergia le varie dimensioni di questo mondo che ha tante sfaccettature. L'ho detto in apertura, continuerò a dirlo, vogliamo che Nove cresca, che l'amministrazione sia il suo volano, sia da un punto di vista artistico che da un punto di vista lavorativo. Quindi per le attività. La mostra mercato prosegue anche domani, domenica, con portoni aperti per chi ama la ceramica, ma dedicata anche a tutte quelle famiglie che vogliono mostrare ai loro figli l'antica arte del tornio e della decorazione. L'11 settembre iniziano le scuole e la giunta di Rosà fa una sorta di ispezione per quanto riguarda un edificio scolastico. Proseguono a pieno ritmo i lavori di ristrutturazione del plesso della primaria Pascoli di Rosà, 3.700.000 euro di interventi che hanno preso il via ancora nel luglio dello scorso anno. I lavori fanno parte di un quadro complessivo suddivisi in tre stralci, questo è il primo, per un totale di circa 5 milioni. A voler controllare lo stato dei lavori questa mattina, niente meno che i componenti della maggioranza dell'amministrazione rosatese, capeggiata dal sindaco Paolo Bordignon, assieme al dirigente dei lavori pubblici Mirko Campagnoli, alla presenza anche della dirigente scolastica Margherita Parolin e del titolare dell'impresa. Voglio ringraziare gli addetti, tutti gli addetti ai lavori, vale a dire i progettisti, i cantieristi, quelli che seguono un po' il cantiere, ma soprattutto anche alla scuola che sta collaborando in maniera efficiente, soprattutto per lo spostamento dei ragazzi. Siamo in linea d'arrivo sulla nuova scuola, quella, la ristrutturazione della parte centrale, del plesso più importante della scuola centrale di Rosà. Un intervento di 3 milioni e 7 che l'amministrazione comunale si è imposta come punto di riferimento sulle scuole, per cui Rosà era l'ultimo tassello importante che dovevamo avere. E siamo ormai in arrivo dei lavori, penso che a gennaio avremo la chiusura dei lavori. Oggi siamo qui per una visita con tutta la maggioranza, con i giornalisti, giusto per dare un significato a questo intervento. L'amministrazione Bordignon conferma la sua volontà di completare la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico di tutte le scuole cittadine. Vanno ricordati i lavori a Sant'Anna, Travettore, alla secondaria di primo grado del capoluogo, oltre che la realizzazione del polo scolastico di Cusinati San Pietro, per un investimento complessivo di oltre 12 milioni di euro. Una cifra importante che pone Rosà all'avanguardia nell'intera regione. E dal territorio naturalmente alla vigilia del campionato. Scusate, parliamo invece, prima di andare al calcio, parliamo di Cabaroncello, dove alla Sagra si è avuto anche l'attenzione per quanto riguarda la tempesta. Vai. 47esima festa del quartiere Cabaroncello, 11esima sagra dei Bigoli nel ricordo del passaggio furioso della tempesta Vaia di quel 28 ottobre dello scorso anno, un'aiuola riempita con ciò che dalla piana di Marcesina è stato portato, rami di pini e un video per non dimenticare che mostra costantemente il desolato paesaggio, ma non è solo a Marcesina che il pensiero va. Questa è una sagra che si differenzia per la solidarietà, come potete aver visto nelle immagini, diamo dei contributi al disastro di Marcesina, a Fabiano per leucemia, alle famiglie disagiate di Bassano, e questo verrà dato anche domenica 8 settembre faremo il pranzo comunitario e consiglieremo anche 8 borse di studio ai ragazzi di quartiere Cabaroncello. Tanta gente, tanta solidarietà per valori che devono rimanere nel tempo. E dall'attenzione doverosa per l'altopiano passiamo al calcio. Debutto di campionato per i giallorossi di Mister Maino ed eccoli convocati 23 per la prima giornata del campionato di promozione in programma domani alle 15.30 allo stadio Mercante contro l'USD Calidonense. I portieri De Carli, Michelon, per i difensori Baggio, Bonaguro, Cecini, Frasson, Gallonetto, Cambasin, Rossi, Tariello. Centrocampisti invece Ceccato, Dalla Costa, Gonnella, Pinton, Sandonà e Zanion. Gli attaccanti vedranno insieme Alberti,
Battistella, Cacciotti, Calgaro, Garbuio, Mason e Ovoio. Indisponibili Benetti e Marchioron infortunati, Samin invece per la squalifica. Nel pomeriggio intanto al centro giovanile si è tenuto un nuovo Open Day per il settore giovanile, appunto riservato ai bambini nati fra il 2009 e il 2014. E torna il terzo tempo. Bassano domenica dopo la partita riapre il terzo tempo dei fedelissimi che invitano le due squadre, la terna arbitrale e le due tifoserie a un momento di aggregazione sportiva, spunciotti e non solo, per trascorrere in allegria e scaricare le tensioni agonistiche. Un sano e sincero momento di festa si chiede in cambio, si legge nel comunicato della squadra giallorossa, un sorriso. È arrivata terza la miss di Villanova di Campo San Piero, che ha dovuto anche subire insulti razzisti, ma lei, la sua bellezza, la sua volontà è stata molto più forte di quei vili attacchi. Eccole le più belle d'Italia, proclamate ieri sera nella finalissima di Jesolo del concorso di bellezza che compie 80 anni e che parla anche un po' veneto. Al centro Miss Italia 2019, Carolina Stramare, ventenne di Vigevano, anche se il suo cognome riporta alla marca trevigiana. Il nonno infatti ha vissuto a Valdobbiadene e qui Carolina ha ancora diversi parenti che ieri sera, dopo la vittoria, l'hanno chiamata per farle i complimenti. Io ero di paterni veneti, di Valdobbiadene. E mi dispiace perché nell'ultimo periodo non sono riuscita a farmi vedere, però loro ieri sera si sono fatti sentire, quindi un saluto. Carolina, che è arrivata a Jesolo con la fascia di Miss Eleganza Lombardia, ricorda con orgoglio le sue origini venete e trevigiane. Io sono nata in Liguria, però ho origini venete, amo la terra veneta. Amo il clima che si va a creare e ne è la conferma anche Jesolo. È ancora visibilmente emozionata per il titolo conquistato e sente la responsabilità di far arrivare a destinazione un messaggio chiaro. Dietro alla bellezza, dice, ci sono anche contenuti. Io credo che la bellezza non debba essere una sfortuna, assolutamente. E non dobbiamo essere accusate quasi di essere belle. Perché a me è capitato tante volte che mi facessero pesare appunto questa mia estetica e io spero vivamente di dimostrarvi che c'è molto altro. Seconda classificata la siciliana Serena Petraglia, mentre sul terzo gradino del podio è salita la padovana Selmi Fernando, 20 anni, italiana di seconda generazione, visto che i suoi genitori sono originari dello Sri Lanka, ma lei è nata e cresciuta da sempre a Villanova di Campo San Piero. Il suo nome è salito alla ribalta della cronaca nei giorni scorsi per gli attacchi razzisti sui social di cui è stata vittima. Questo terzo posto ora suona come una rivalsa nei confronti degli eter. La trovo una grandissima rivincita contro le persone che mi erano contro. Credo che giudicare le persone in base alla pelle o comunque aspetti estetici sia molto superficiale. Tutt'altro che superficiale invece Sevmi, che anche grazie al supporto delle colleghe aspiranti reginette è andata avanti nonostante tutto, sempre con il sorriso sulle labbra. Mi sento davvero bene, questo concorso ti fa sentire bene, ti diverte, ti dà un'esperienza unica, soprattutto per conoscere delle ragazze che sono fantastiche. Questa sera alle 21.15 Il Baglio Asciutto, che è un classicone tra le commedie di Jerry Lewis. Domenica invece alle 10 la Santa Messa dal Santuario di Motta di Livenza, alle 20.10 invece Idea Formazione Nord-Est. Ora vi lasciamo al meteo e vi auguriamo una buona serata. Le previsioni per domani. Fino al pomeriggio cielo molto nuvoloso o coperto, di sera rasserenamenti. Fino al pomeriggio probabilità alta di piogge estese e frequenti, anche con rovesci e qualche temporale con accumuli abbondanti. Verso sera probabilità in diminuzione, piogge ovunque assenti entro fine giornata. Le temperature rispetto a sabato e alla media saranno più basse anche di molto, specie nelle ore diurne.